da te so il discorso del Premier Conte. Si aspetta una svolta nell'esecutivo, migliori rapporti fra le due forze, o si aspetta magari che siano irrecuperabili? Se hanno bisogno di un mediatore, diciamo, non possono pensare a me, perché io a Napoli medio tanti conflitti sociali, ma l'unica ipotesi di mediazione che potrei fare tra la Lega e il Movimento 5 Stelle è convincere il Movimento 5 Stelle a spezzare presto quel contratto di governo. Quindi quello è il mio auspicio, ma è un auspicio di chi pensa che il paese debba andare in un'altra direzione. Domanda dopo, queste 48 ore c'è stato qualche segnale dal mondo 5 Stelle? Alludo ovviamente perché? All'intervista. No, io confermo quello che ho detto nell'intervista al Fatto Quotidiano, è stato riportato fedelmente il mio pensiero e a quello mi rifaccio. Saranno settimane di intensi dialoghi, confronti, incontri che fanno bene alla democrazia. Per il Paese mi auguro che presto ci possano essere prospettive diverse, me lo auguro da cittadino, da sindaco e da persona che fa politica, o rispettando però il governo, se il governo rimane questo avrà come sempre la nostra cooperazione ai massimi livelli, e da sindaco della città di Napoli che si avvia alla fine del mandato e che si prepara comunque come coalizione, come movimento politico e forse anche in prima persona a sconfiggere De Luca alle regionali, non posso che mettere in campo un dialogo importante che tra l'altro mi viene anche molto richiesto, quindi non è un pressing che fa il sindaco di Napoli, è un dialogo, non c'è nessun pressing, il dialogo si fa tra due o più persone, altrimenti è il monologo, quindi quell'intervista non è un monologo, evidentemente è frutto di un dialogo. Però a netto di De Luca, che ovviamente è uno spartiacque non da poco, come dire, quanto di quella proposta può tenere dentro anche il PD o è già esclusiva? No, ma non, questa è una domanda interessante. Allora, chiaramente un'intervista non racchiude tutto il pensiero. Se vedete bene la domanda, non è De Magistris che dice fico sindaco, cioè un vostro collega fa una domanda dicendo e io ho fatto una mia riflessione. L'idea che io ho è esattamente partire, anche seppur in forma diversa, considerando anche l'esperienza che abbiamo maturato, da quello che si è fatto a Napoli. Cioè io sono per la costruzione di una coalizione civica regionale allargata che possa costituire un laboratorio regionale alternativo sicuramente a De Luca. Quindi non do per scontato che il Partito Democratico abbia già deciso per De Luca o decide per le liturgie che ho già visto e che ci vedrebbero sicuramente alternative. Se all'interno del Partito Democratico, e penso soprattutto alle tante esperienze territoriali, gli amministratori, i militanti, lo do per certo, i consiglieri, cioè sono interessati a un progetto che rompa il partito della spesa pubblica, che faccia in modo che i fondi pubblici vengano gestiti con correttezza e trasparenza, che ci sia una ripresa del territorio, che come dire si possa realizzare una campagna con servizi migliori e una qualità della vita sicuramente differente considerando le risorse economiche di cui la regione dispone e che ha male utilizzato, in gran parte nemmeno utilizzato in questi tempi. È chiaro che noi siamo interessati, così come siamo interessati a dialogare con tutta la parte gente che non va più a votare, siamo favorevoli a dialogare con quella parte moderata che guarda a destra, che non si riconosce in una deriva salviniana o in un ritorno a quegli apparati di centrodestra che sono stati sconfitti. Io mica potrei vincere le regionali pensando solamente alla sinistra o pensando solamente ai militanti o a quella parte del Movimento 5 Stelle che ci vuole stare, o a tutto il Movimento 5 Stelle se decidesse di optare per una lista civica e poi decidere insieme quali sono le modalità migliori per andare a vincere alle regionali. Quindi quello che penso è che sicuramente mi renderò protagonista di un percorso che porti a far diventare la Campania forse l'unica regione d'Italia in cui il centrodestra a trazione salviniana non vince, che sconfigga De Luca che ha avuto una gestione fallimentare, che non vi sfugge in questo caso può rappresentare un po' una linea del Piave politicamente parlando o delle quattro giornate, cioè un minuto dopo dovesse vincere una coalizione civica regionale di questa portata che mette insieme anche attraverso la nostra forza trainante capacità di governo e rottura del sistema, noi rappresenteremmo dalla Campania Felix quel punto di alternativa a una deriva di destra che in questo momento è fortissima nel paese. Per la prima volta con i risultati degli europei noi abbiamo le destre, non il centrodestra, che prendono oltre il 40%, quindi secondo la legge elettorale se fossero le politiche sarebbero in grado di governare.
Quindi noi vogliamo, e quando io parlo di le prossime giorni ci sarà un dialogo, il dialogo non sarà solamente come puoi immaginare qualcuno con Fico, il dialogo lo devi fare con Di Maio, il dialogo lo devi fare anche all'interno del Partito Democratico, il dialogo lo fai con tante persone, poi trai le conclusioni. Noi non ci faremo trascinare nella melina politica, quindi se questo dialogo produce delle cose buone vuol dire che si lavorerà tutti quanti insieme. Se il dialogo arranca, stanca o qualcuno pensa di mettere zavorra, io ho già pronta la conferenza stampa per i primi settembre, dove a quel punto non posso che mettere in campo la mia candidatura, perché a quel punto vuol dire che l'unica alternativa possibile rispetto alla melina politica, e partiremo da soli per poi trascinarci insieme a noi tantissimo.